señorita. Ay, 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 tú es bonita. Ay, 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 señorita. Ay, 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 tú es bonita. Ben ritrovati ai telespettatori di Sport Channel 214, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Un Caffè Con. Siamo ospiti del Green Park Hotel di Via Loreto a Mercogliano e siamo con Luca Pugliese. Ciao Luca. Salve, salve a tutti, salve Maria. Allora Luca, dicevo a telecamere spente che oggi parleremo un po' di tutto perché è impossibile definirti con una sola parola. Tu sei un architetto, sei un musicista come si vede dalla tua chitarra, sei un pittore, uno scultore. Che aggiungiamo? Non veniamo più secondo me. È impossibile definire. Sono Luca Pugliese, per chi mi conosce sa le infinite sfaccettature della mia arte, di arte si tratta comunque. Cosa intendi fare tu con la tua arte? Scoprire questo territorio credo sia una delle tue aspirazioni maggiori e di te mi ha sempre colpito, non nascondiamo il fatto che noi siamo amici da tantissimo tempo, quindi io credo di conoscere abbastanza bene anche il tuo spirito, come dire. Tanti ricordi. Tanti ricordi, sì. Esatto, anche a me. E, per cui ti chiedo, la valorizzazione di questo territorio, che è un termine un po' abusato probabilmente in questo fallimento tempo. Fallimento totale. Esatto, tu però hai cercato in qualche modo di trovare il bello. Di trovare il bello nell'Irpinia, e questa è una cosa che di te mi ha sempre colpito. C'è il bello, è palese ed è agli occhi di tutti. Ovviamente coltivare il bello poi è una passione che io ho sposato e gli altri non riescono a sposare. Perché l'arte forse non coltivano, ma vogliono soltanto speculare sul bello, ma il bello scaccia poi, non è il bello va amato, altrimenti come una bella donna va coltivata, altrimenti poi ti scaccia e ti lascia sola. E così questo sta succedendo in Irpinia. Luca, qual è il bello che tu hai trovato in Irpinia? Dove l'hai trovato? Dove l'hai? Tu lo riscopri nella natura, lo riscopri nella tua musica, tu hai cantato la tua Irpinia, l'hai dipinta? La dipingo, la canto tuttora, mi scorgo angoli nuovi, scopro angoli nuovi costantemente, quotidianamente, faccio delle scoperte incredibili nella nostra bellissima e affascinantissima terra. Dove? Raccontaci qualcosa del territorio, qual è? Tu hai dei luoghi dell'anima in qualche modo, dalle nostre parti, Sturno, Frigento. Dei luoghi ormai legati al mio nome, delle province di Avellino, che sono ovviamente la Preda Rubiesco in primis, perché è un posto vergine sotto l'aspetto, non è mai stato istituzionalizzato. La sua, ma forse lo conoscono giusto per la mia canzone, la Preda Rubiesco, giusto per Terrarte, che è stata là 3 anni con Branduardi, Bennato, e grande star della pittura internazionale, quindi lo conoscono per questo, però non è conosciuto nemmeno dalla sovrintendenza dei beni archeologici, anzi mi dicono spesso che si tratta di un rudere senza valore architettonico. Quindi ritornando al discorso di prima, penso che questo abuso di tentativo di speculazione della nostra bellezza va stroncato pure a livello legislativo, cioè basta sfruttare la bellezza per fini personali e per fini occasionali. La bellezza è qualcosa che esiste sempre. È un appello molto ambizioso e nobile, no, più ambizioso che nobile. Faccio sempre dei ragionamenti, così te non ci vediamo siamo frequentati da piccoli fino a pochi anni fa quando sei migrata nel capoluogo. Ti seguiamo spesso e ti vediamo, quindi non ci manchi molto sotto l'aspetto, ci manca l'aspetto quello fisico, sì. Stavamo dicendo appunto questo coltivare le bellezze irpine. Io ormai sono quasi 20 anni che ho fatto ritorno da Napoli, che è una città poi il nostro capoluogo di regione, dove ho studiato, dove ho appreso forse l'arte, ho coltivato insomma la passione per l'estetica, per il territorio, per lo stesso territorio nostro, nonostante quando stavo a Napoli scrivo canzoni irpine. Lo apprezzavi di più per la distanza? Molto di più per la distanza. Adesso che sto qua semmai apprezzo Napoli, perché però ho creato un ponte culturale tra Napoli e l'Irpinia, perché ovviamente se si vuole fare cultura nelle nostre terre ci vuole una base d'appoggio importante. Io penso che Napoli sia una capitale tuttora della cultura mondiale, quindi ben venga l'appoggio da Frigento a Napoli. Non bypassando gli altri luoghi, no, ma attraversandoli e coinvolgendoli. Ed anche prendendo un po'. Noi siamo pure di cultura, l'Irpino è un autoctono, però comunque è nato sotto l'influsso di tante culture, soprattutto la parte europea,
ci ha contaminato, insomma. Luca, tu hai nominato Terrarte, sì. Facciamo un bel passo indietro. Dei luoghi, di Terrarte. Dei luoghi. Sì, allora, sì. I luoghi di Terrarte noi li conosciamo bene perché ci appartengono. Invitiamo tutti a visitarli perché sono straordinariamente anche misteriosi, mistici in qualche modo. Li stavamo elencando, appunto, questa è una sorta di triangolazione un po' come facevano i Longobardi. C'è la Preda Rupiesco che è nel comune di Frigento, però a ridosso della Valle Ufita, quindi verso Carife, un po' lontano dal comune di Frigento, però amministrato dal comune di Frigento. Poi c'è la Mefite, dove abbiamo fatto anche delle operazioni artistiche. Mefite è molto più nota e conosciuta, ma pure vive in uno stato di, non dico di abbandono, ma non certo di valorizzazione, cioè non viene mai presentata come meta turistica. Poi siamo stati al Goleto a fare una mostra con Vittorio Sgarbi, no, Guardia dei Lombardi, Bavisa, Paternopoli, sono tutti centri che hanno delle caratteristiche, chi per ambiente e natura, chi per architettura, insomma sono delle eccellenze vere e proprio globali. E tra l'altro tu in quel territorio d'eccellenza hai portato delle eccellenze, ciascuno nel suo campo, quindi abbiamo parlato di Branduardi, ma da non lì, solo. Mimmo Palladino, esatto. È stato una scultura, cioè, artisti di ogni, poi Terrarte fonde l'arte col terreno appunto, cioè con la terra, col pianeta terra, quindi arte è ogni cosa che ha a che fare con pittura, scultura, poesia, musica, architettura, danza e cinema, sono sette le arti. Hai portato queste persone in Irpina facendole conoscere anche artisti internazionali, ricordo. L'anno scorso abbiamo fatto un'installazione spettacolare, che c'è stato Peppe Barra, c'è stato Giancarlo Pelosi che è come DJ internazionale, appunto. Io ho fatto una mega installazione trasformando la faggeta dei Gavitoni, cioè in alta montagna, a Lioni, in un acquario, forse uno degli acquari più grandi del mondo. È stato uno spettacolo, la gente ha reagito bene, un successo vero e proprio. Siamo stati seguiti da TG1, TG2, insomma mediaticamente questo poi è la chimera di quello che faccio io, raccontarlo a quanto più persone in modo tale che l'Irpinia diventi terra di meta turistica, di un turismo ovviamente alternativo, poetico, di un turismo che non ha a che fare con l'hamburger e il McDonald's, ma un turismo che ha a che fare con la menestra maritata e il vino laianico. Luca, un'altra cosa molto bella che mi ha sempre colpito di te è la tua capacità comunicativa. Tu riesci a parlare con la chitarra, con la tua arte, con gli alberi, con la natura, sì. Con gli stranieri, in senso di... Sì, sì. E, questa è una cosa che accorcia molto le distanze tra gli esseri umani, è un linguaggio internazionale, ma vogliamo farla parlare? La mia musica. Vogliamo farla parlare un po' la tua chitarra? Ah, che bella aria fresca, che addore marva rosa, e tu dormenna staio, goppa sturiette rosa. Usola poco a poco, per tu giardino sponda, e ad una passa e basa, sto ricciolillo in fronda. Io te vorria vasà, io te vorria vasà, ma o core non mu dici e te scedà. Ed esce da e mi vorria dormi, e mi vorria dormi vicino già de tuo, un'ora puri. Luca Pugliese, è questo, ripeto, è tanto. C'è questo clima che trascirocco un po'. Che bora. Sta succedendo al mondo, Luca? Al mondo relativo, perché ogni cosa è relativa nel mondo. Questa è la teoria mia sul nuovo, sul vecchio, tutto, ogni cosa è relativa, perché siamo tanti e diversissimi, quindi ognuno la vede a modo proprio. Io vedo che il clima è compromesso in Italia, lo dico senza depressione, senza pessimismo, anzi pur godendo di questi nuovi paesaggi, perché c'è un verde grigio che non è più un verde, questa pioggia lo fa diventare un po' più, sì, questo verde irpino diventa un po' più grigio. Ti ispira?
Sì, lo dipingo da 2 o 3 anni questo verde grigio, chiamo sempre i titoli dei quali sono piove ancora. Non può piovere per sempre. Un maggio ogni 3-4 lo stiamo perdendo. Prima era raro, io ricordo che il compleanno di 18 anni, comunque è stato un freddo, io sono nato a maggio, quindi ho un rapporto molto intimo con questo mese e mi ricordo che ogni tanto ha fatto del freddo strano, non so, ricordo le feste di San Michele a Sturno, quindi 8 maggio sempre freddo, però ora siamo al 20 maggio fra poco e fa freddo, molto freddo. E ciò fa pensare che qualche cosa, insomma, si è mosso per colpa nostra e dell'inquinamento. Molti parlano che qua il buco dell'ozono si sta diminuendo, speriamo bene, insomma, per andare a trovare il mio professore D'Arisi, che ha 88 anni, disse: professore, siamo stati fortunati perché viviamo nell'ultimo periodo della vita del mondo, lui contentissimo. Caspita, era contento il professore. Contentissimo, perché ovviamente avere compagno, come si dice, amato, scema la pena. Luca, D'Arisi è uno dei tuoi maestri. Sì, grande maestro D'Arisi, sì. Assolutamente riconosciuto, insomma, a livello internazionale. Sì. Nella musica i tuoi maestri sono cambiati o continuano a essere quelli che ricordo io? Ma della musica non ho avuto grandi maestri, ho avuto grandi esempi. Ispirazioni, grandi esempi. Esatto. Mentre nell'arte ho avuto persone che ho coltivato, come Riccardo D'Arisi, che tuttora vado a... Anche grazie alla scuola napoletana, insomma. Soprattutto. Invece gli esempi della musica sono stati tanti, soprattutto appunto i napoletani, cioè Eugenio Bennato, Peppe Barra, con cui mi vedo e mi frequento, Peppe Barra soprattutto. Però gli esempi sono stati pure Branduardi, è stato Seu Jorge, un brasiliano che fa impazzire. Esempi significa che tu guardi e cerchi di imparare attraverso gli occhi. Mi racconti anche un po', prima ti ho chiesto che succede al mondo, che succede alla musica invece? Perché io personalmente, ecco, sì, il tuo sguardo dice molto. Io sono, guarda, stavo scrivendo un pezzo, ultimamente mi sto dando, prima scrivevo pezzi antropologici, molto difficili, pure difficili da scrivere, molto ricercati. Adesso mi abbandono a... dico sempre, mi piace questo pezzo che fa "siamo tutti Muhammad Ali", mi dicono che sia Mengoni, sì. Che conosco marginalmente, però apprezzo che in 2 parole si riescono a dire tante cose e coinvolgere tante gente. Secondo me dire al mondo "siamo tutti Muhammad Ali" coinvolgere tante, perché il tag è forte. Io invece sto scrivendo un pezzo che dice: il mondo è bello perché è vario, è vero Mario, che lo dico sempre a un mio amico che si chiama Mario, il mondo è bello perché è vario. Va bene, allora noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, prendiamo il caffè, poi torniamo con la musica e l'arte di Luca Pugliese, ringraziando sempre il Green Park Hotel di Mercogliano. Assolutamente, ringraziamo il Green Park Hotel, grazie. A tra poco.